Ecco, buongiorno a tutti e benvenuti a questo che è il quinto, se ricordo bene, incontro del nostro seminario CESIM che quest'anno è dedicato a Dante. Oggi abbiamo una collega di Roma, Anna Pigoretti, che insegna letteratura italiana a Roma 3. Non starò a fare lunghe presentazioni che mai facciamo, mi limito a dire che si è formata a Bologna e a Pisa. Ma poi, diversamente da molti italianisti, ha avuto un periodo di formazione, di studio, di attività di ricerca non solo in Italia, ma anche all'estero, in particolare in Inghilterra, perché è stata in varie fasi a Leeds, a Reading, a Warwick. È autrice di due monografie che entrambe si ricollegano a Dante, una del 2007 dal libro Deserto al Giardino, e un'altra è l'indagine sul codice dantesco, la Commedia Egerton 943 della British Library, un volume pubblicato nel 2014. Ma specialmente Anna è autrice di molti articoli e contributi su volume, su vari temi della letteratura italiana, ma con una particolare attenzione a Dante, a Boccaccio, alla formazione intellettuale e quindi anche filosofica di Dante. In particolare ha approfondito il significato di quel famosissimo passo autobiografico del Convivio in cui Dante racconta la sua formazione e fa riferimento ai religiosi ma anche ai filosofanti, e questo è il tema che affronta oggi. Il titolo del suo intervento è Dante tra i filosofanti, quindi cercheremo di capire che cosa significa questa espressione solo apparentemente semplice. Visto che siamo in questa sala, come dicevo, dopo l'audio funziona perfettamente, ma a questo punto io mi sposto e cedo non solo la parola, ma anche la sedia alla collega Anna Pigoretti, che ringrazio molto per aver accolto il nostro invito. Prego. Grazie Luca per la sedia, per l'invito, per la presentazione e soprattutto per aver fatto in modo che io venissi qui, perché in questi tempi non è affatto scontato e mi fa davvero moltissimo piacere, grazie. Dunque, io intanto faccio partire, se sono capace, una presentazione, perché questa cosa non l'abbiamo ancora fatta, Ah, è prima vero. di aprire il file. Come faccio io ad arrivare alla La chiavetta chiavetta dovresti qua? averla lì. L'hai trovata? Dovrebbe essere qui sotto. Scusate un attimo, eh. Dunque, la chiavetta dove ce l'hai? No. È questa? No, questa è l'evoluzione immediata. No, allora sarà, forse vai qua. Se vai poi USB, Sì. forse sarà questa. Queste sono le tue, i tuoi file, ecco. Adesso dovrebbe aprirsi. Solo gli organizzatori e i relatori della riunione possono condividere elementi. Devi autorizzarmi in realtà. Scusate un attimo, piccolo problema tecnico, ma. Posso condividere? Ok, finestra. Ok, Eccoci, ci siamo. allora partiamo da un antefatto. Nel 1274 un poeta provenzale che si chiama, aspetta, devo anche andare avanti con il freestyle, ecco, Guiraud Riquier, scrive ad Alfonso X di Castiglia e gli manda un testo che è noto come Supplicatio, in cui gli chiede sostanzialmente di regolamentare proprio ruoli e titoli all'interno del suo ambito professionale, che è quello della poesia in corte. Guiraud ce l'ha essenzialmente con i giullari, perché dice che i giullari
per quanto bravi, per quanto essenziali, non eseguono cose composte da loro, ma eseguono cose composte da altri. Quelli che invece hanno la capacità di comporre versi e melodie, ecco, loro sono quelli che a ragione dovrebbero essere chiamati trovatori. No? Poeti provenzali si chiamano tecnicamente trovatori. Non solo, Queraut ci dice anche che questi trovatori non solo sanno creare canzoni e versi autorevoli, ma danno anche insegnamenti. Indicando nelle cose del mondo, in quelle spirituali, sono tra la prima e la seconda colonna, in che modo si possa distinguere il bene dal male. Volendolo, deve essere onorato, ecco, il trovatore, ha ragione, deve essere onorato nel mondo come lo è da Dio. Andiamo ancora avanti, i migliori tra questi trovatori, coloro che sono in grado di insegnare come ci si deve comportare, ma in realtà il verso originale potrebbe essere tradotto anche come o si deve governare addirittura, e insegnano a compiere azioni meritevoli, devono essere chiamati per diritto e per la loro capacità doctores de trovare, dottori in poesia. Per la cronaca, Alfonso ha risposto con la declaratio, probabilmente sorvegliata dallo stesso Queraut, gli ha dato ragione su tutto, ma ciò che interessa a noi è che se da un lato la controversia con il mondo della giulleria era annosa, ecco, questo riferimento ai migliori trovatori come degni del titolo di dottori, quindi poeti dottori, è qualcosa di del tutto nuovo. Siamo alla fine della grande stagione della poesia provenzale. Tutto questo ci dice molto su una serie di meccanismi interni alla corte, no? E sul ruolo che i trovatori hanno raggiunto all'interno della corte. Però ci dice anche molto del fatto che Guiraud in questo momento si sta evidentemente confrontando anche con un mondo esterno alla corte, che è quello dei dottori di professione, quindi sostanzialmente i maestri universitari. 100 o 50 anni prima nessuno si sarebbe mai così sognato di fare una richiesta di quel tipo. Ora, questo antifatto, per così dire, mi serve intanto per arrivare a Dante, dandogli un contesto, perché altrimenti sembra sempre che tutto giri intorno a Dante, mentre in un certo senso è il contrario, è Dante che si inserisce in un contesto. E poi mi serve a introdurre il tema di oggi, che è il rapporto tra Dante, le istituzioni del sapere, anche le istituzioni educative del suo tempo, e i membri di queste istituzioni, se vogliamo, i dottori, come li avrebbe chiamati Guiraut. Le istituzioni, vabbè, forse in questa sede non serve neanche specificarlo, però intendo delle realtà in cui si produce, si trasmette sapere in modo organizzato, in cui ci sono i curricula di studio, dei curricula anche accademici in cui si possono ottenere dei titoli. Per quanto riguarda Dante, sostanzialmente queste istituzioni si riducono alle università, principalmente Bologna, per motivi geografici ovvi, e alle scuole degli ordini mendicanti. In primis francescani e domenicani, anzi domenicani e francescani, quantomeno per una questione di priorità cronologica. Invece i membri, ecco, di queste istituzioni sono ciò che ormai siamo abituati a chiamare chierici, contrapposti al vastissimo mondo di questi famosi laici, che non solo sono ricettori, ma sono produttori in proprio di testi spesso di alto contenuto dottrinale, laici dei quali naturalmente fa parte anche Dante. Ora, questo tipo di consapevolezza rispetto alla posizione sociale di Dante, ecco, con laici, cito Imbach alla lettera, così non mi sbaglio, sono definibili nel corso del 200 quanti non avevano compiuto un corso di studi superiore. E certamente Dante fa parte di questo gruppo. È soprattutto grazie agli studi di storia della filosofia medievale, storia del pensiero medievale e agli studiosi di questo campo che negli ultimi decenni siamo riusciti
Devo dire che gli italianisti ci stanno mettendo ancora un po', però stiamo riuscendo a inquadrare nuovamente la posizione di Dante dal punto di vista anche sociale, cioè che posizione occupa Dante come intellettuale nel luogo e nel tempo in cui si muove. Naturalmente rispetto a queste istituzioni è di fatto un outsider e sembra restarlo per tutta la sua vita. Anzi, spesso sembra addirittura in un certo senso reclamare, rivendicare questa posizione. Dunque, il problema che vi sto sottoponendo oggi è innanzitutto un problema naturalmente di carattere biografico, però il fatto qual è? Che se noi già della biografia di Dante sappiamo poco, di questo aspetto sappiamo quasi nulla. Io ho provato a enucleare quei punti che sono assolutamente sicuri, cioè che non sono oggetto di discussione presso i dantisti, non c'è quasi nulla che non sia oggetto di discussione, tant'è che di cose sicure sicure me ne sono venute in mente solo tre e come vedrete lasciano ampi margini di interpretazione. La prima è quello che andremo a leggere più avanti, e a cui faceva riferimento anche Luca Bianchi prima, cioè quanto Dante ci dice nel convivio sulla sua formazione intellettuale, scolastica. La seconda è il sodalizio con Cino da Pistoia. Cino naturalmente era un grande poeta e il sodalizio tra i due è innanzitutto un sodalizio poetico, però era anche un giurista, è un professore di diritto, ottiene il più alto grado accademico nel 1314 a Bologna, ma già prima sappiamo che svolgeva attività di insegnamento, ma del resto era normale che fosse. Cosa è successo? Perché si è interrotta la condivisione? Non so come. No, non si è interrotta, semplicemente ecco. Chi fosse Cino è reso del tutto evidente dalla sua magnifica, dal basso rilievo magnifico della sua tomba nel Duomo di Pistoia. Un professore appunto celebrato con questo meraviglioso bassorilievo, Cino muore circa una quindicina d'anni dopo Dante. Verificare se stai condividendo ancora perché Sì, sembrava voi vedete, adesso si è interrotta, uno allora studente che si va interrompe. bene, probabilmente sono io che involontariamente No, mi prof, sono. non vediamo più. Non vediamo più, infatti lo so Sì, che adesso cerchiamo di adesso. capire cosa è successo. È questo qua l'incontro, ok. Adesso vi vedete a voi stessi. Eccoci Forse adesso riparte. qua. Eccoci di nuovo a questa immagine che tra l'altro resta lì per un po' adesso perché è tanto bellina. Il terzo dato sicuro è lo scambio eglogistico, cioè lo scambio di componimenti in versi in latino, che Dante intrattiene nell'ultimo anno e mezzo della sua vita con un maestro della Facoltà di Arti e Medicina di Bologna, Giovanni del Virgilio, che volendola dire con termini moderni, era sostanzialmente un professore di lettere classiche. In questo scambio, lo ha menzionato anche Andrea Tabarrone un paio di settimane fa, Giovanni promette a Dante la laurea in coronazione poetica a Bologna e tra le righe probabilmente gli sta anche facendo intravedere un possibile incarico di docenza a Bologna. Ecco, qua c'è successa questa cosa. Vedete sempre il PowerPoint, giusto? Sì. Probabilmente appunto gli promette anche un qualche incarico di docenza un po' tra le righe, però la condizione è inaccettabile per Dante perché è quella di rinunciare alla rimeria in volgare, cioè smettere di scrivere la commedia e invece iniziare a scrivere un poema epico in latino che trattasse di
eventi storici, insomma, recenti. C'è naturalmente un possibile quarto dato, ma che abbiamo visto essere altamente sub iudice, ed è la quaestio. Perché se davvero Dante ha determinato la quaestio de acqua e terra nel gennaio del 1320 a Verona, questo è di fatto il dato più importante in assoluto che abbiamo, almeno riguardo al suo rapporto appunto con le istituzioni del sapere, con le istituzioni di insegnamento, perché di fatto questo è il momento in cui Dante passa dall'essere un outsider all'essere un maestro in qualche misura riconosciuto pubblicamente, in una realtà ancora parzialmente amorfa come quella di Verona dal punto di vista istituzionale, ma che si stava avviando a strutturarsi in università. Ci sono alcune coincidenze cronologiche interessanti. Una è quella, la parziale sovrapposizione proprio tra lo scambio di egloghe con Giovanni del Virgilio e la discussione della quaestio. L'altra è la sovrapposizione di questi due eventi con la prima menzione in assoluto in un documento di Dante come magister. Il problema è che questo documento è forse il documento più strano che abbiamo in relazione a Dante in assoluto, di cui con Luca abbiamo parlato a lungo, e che è questa deposizione che un tale Bartolomeo Cagnolati rende alla Curia Pontificia riguardo a una stranissima situazione, cioè i signori di Milano avrebbero tentato di uccidere il Papa tramite una sorta di rito voodoo, e a un certo punto viene tirato in ballo anche Maestro Dante, Magister Dante da Firenze, la deposizione in latino. Solo che questo documento è talmente strano, talmente, e anche la menzione stessa di Dante è talmente poco chiara, che lo lasciamo da parte. Però è abbastanza sicuro, a mio parere, che nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni della vita di Dante, qualcosa stava accadendo, qualcosa stava cambiando, e chissà cosa sarebbe successo con la diffusione della commedia nella sua interezza. Il problema qual è? Che Dante muore, e muore piuttosto improvvisamente, quindi qualunque cosa stesse succedendo non è arrivato a un stadio di sviluppo tale per cui si dimostri a noi con chiarezza. Quindi capite che i buchi biografici rispetto ad alcuni nodi cruciali della vita di Dante, dove è studiato, con quali chierici è venuto in contatto, se abbia mai insegnato, se abbia mai pensato di farlo, sono buchi enormi. E come si colmano di solito i buchi, soprattutto nell'ambito della biografia dantesca? Beh, i modi di solito sono due. Uno è andare ai passi di Dante e cercare di trarre delle informazioni lì. Però naturalmente il possibile spettro di applicazioni è ampissimo ed è così, da risultati potenzialmente contraddittori. Facciamo un esempio. Nella prima lezione di questo primo appuntamento in questi seminari, Pasquale Porro giustamente diceva che su alcuni punti cruciali di dottrina Dante non si allinea mai con i francescani. Da questo potremmo anche desumere che non è stato particolarmente influenzato dal pensiero francescano, che non ha studiato ai francescani. Bene, in questo stesso momento ci sono dei colleghi che stanno invece cercando di dimostrare l'esatto contrario, cioè che fin dalla vita nuova Dante dice delle cose che vanno contro quello che in quel momento si stava insegnando a Firenze nelle dispute pubbliche, e quindi sì che ha studiato dai francescani, altrimenti non se la prenderebbero con loro. Quindi questo significa che vedete che l'argomento, come dire, è perfettamente reversibile, a meno che non sia dimostrato ad alcuni dati. Un secondo e molto più tradizionale, se vogliamo, metodo è fare ricorso alle biografie antiche. Ma le biografie antiche hanno anche lì dei margini di interpretabilità altissimi, e vedremo un esempio anche oggi. Il problema è fino a che punto le biografie antiche di Dante possano essere studiate, usate come fonti, oppure vadano considerate integralmente come episodi di storia della ricezione, quindi di
costruzione culturale e l'immagine di Dante da consegnare ai posteri. Il problema qual è? È sempre lo stesso e dal mio punto di vista può essere risolto prestando notevole attenzione al contesto, cioè almeno vi darò due esempi abbastanza, come dire, speculari di punti problematici. Uno è quando Dante stesso dice della sua formazione intellettuale, l'altro invece è quando Boccaccio ci racconta di un particolare momento della vita di Dante. Il problema in entrambi i casi è ricostruire il referente preciso di quanto viene detto, il referente storico, concreto, preciso di parole e episodi narrati. E per fare questo non si può che andare a contesto, cioè cercare di capire che cosa effettivamente succedeva in quel momento. Ma andiamo subito agli esempi, così facciamo qualcosa di un po' più concreto. Allora, questo naturalmente è il passo a cui si faceva riferimento prima, è probabilmente noto a molti di voi. Dante, siamo nel Convivio, al secondo libro, Dante sta commentando la prima canzone che sottopone ai lettori e è arrivato alla spiegazione allegorica di questa canzone. E questa canzone tratta del conflitto tra due amori, un amore antico e un nuovo potenziale amore che potrebbe scalzare il primo, che è l'amore per la famosa donna gentile, che poi sarebbe la filosofia. Beatrice è morta, questo almeno questo è quello che Dante ci dice per spiegarci qual è il significato di tutto ciò. Beatrice era morta, lui cercava consolazione, a un certo punto ha deciso di cercarla in due testi consolatori per eccellenza, cioè la Consolatio Philosophiae di Boezio e di Amicizia di Cicerone. Ma che cosa succede? Che nel leggere questi due testi gli si apre un mondo, per così dire. Siccome essere suole, che l'uomo va cercando argento e fuori della intenzione trova oro, lo quale appunto ragione presenta, non forse senza divino imperio, cioè forse anche con l'aiuto, insomma, per decisione di Dio, io che cercava di consolare me, trovai non solamente alle mie lacrime rimedio, ma vocaboli d'autore, di scienze e di libri. Signora, nell'italiano antico, di questi autori, di queste scienze, di questi libri, forse insomma cosa. Allora io questa donna la immaginavo fatta come una donna gentile, ecco qual è l'allegoria in gioco. Io me la immaginavo come una donna gentile, ma era l'allegoria. Però stufo di immaginarla e basta, come ogni innamorato che si rispetta, ho iniziato a cercarla. Da questo immaginare cominciai ad andare dove ella si dimostrava veracemente. Questo veracemente tenetelo presente, perché ci sta dicendo che questa filosofia si dimostra in maniera, in un certo senso, indiscutibile in questi luoghi, cioè nelle scuole degli religiosi e alle disputazioni delle filosofanti, si tempi c'è lo tempo, forse di 30 mesi, eccetera, eccetera. Allora, quale sia il riferimento, il referente storico concreto di queste scuole, è tutto sommato abbastanza facile da capire. Cioè, all'epoca le scuole religiose erano sostanzialmente gli studi degli ordini mendicanti. A Firenze ce n'erano due di tutto rispetto, Santa Maria Novella per i Domenicani, Santa Croce per i Fiorentini, ma niente vieta che potessero anche essere studi di altre città, ad esempio di loro. Le dispute, dipende dal valore che diamo a filosofanti, nel senso che potrebbero essere dispute pubbliche, aperte al pubblico, si facevano questo tipo di cose all'epoca, oppure dispute tenute come esercizi accademici all'interno dei corsi. Naturalmente il grosso problema sta nel termine filosofanti. Escludiamo immediatamente una possibile sfumatura dispregiativa che potrebbe invece avere al nostro orecchio moderno, perché insomma non è giustificata su base storico-linguistica e comunque non avrebbe senso dire che la filosofia si dimostrava veramente dei filosofi da strapazzo.
Fino a qualche anno fa, se prendevate i commenti al convivio o gli studi su questo passo, sostanzialmente si tendeva ad equiparare, a spiegare i filosofanti con filosofi. Addirittura si faceva un passo in più, e questo sulla base di un articolo molto autorevole e per altri versi notevole, di Sofia Vanirovidi, che addirittura risale al 67. La Vanirovidi naturalmente diceva: beh, all'epoca filosofi di solito nel discorso, diciamo, dell'epoca sono, quando si parla di filosofi, si indicano i filosofi pagani, Aristotele, compagnia bella, ebrei o musulmani. Dopo l'assimilazione della fisica, insomma, del corpus aristotelico da parte del mondo cristiano, al culmine dei filosofi, attualmente principe, chi è? Aristotele. Ma i filosofanti di Dante chi sono? Beh, vanno identificati con coloro che in questo momento contemporaneo a Dante fanno parte di questa filosofica famiglia capeggiata da Aristotele, cioè quei filosofi minori, i soli con i quali egli è venuto direttamente a contatto, può essere venuto direttamente a contatto, e che gli hanno trasmesso quello che era allora un patrimonio culturale comune. Facciamo anche dei nomi: Sofia Vanirovidi, Gentile Cingoli, Taddeo da Parma, Angelo d'Arezzo, tutti maestri a Bologna nei primi decenni del secolo. Addirittura, poi si andava avanti ad argomentare, siccome questi maestri sono esponenti del cosiddetto averroismo latino, aristotelismo radicale, non andiamo a vedere se è vero o no, al momento non ci interessa, Dante addirittura a tale disputazione dei filosofanti avrebbe potuto venire a contatto ed eventualmente elaborare un pensiero di tipo radicale. E tutto questo, vi ho riportato la voce filosofanti che per fortuna non è firmata, però ve la presento solo come esempio dei disastri che a volte si possono fare nel mettere insieme le cose senza farsi due domande. Allora, filosofanti ha valore ben specifico e indica i filosofi pagani, ebrei e musulmani, con esclusione dei padri della Chiesa e pensatori cristiani che invece sono i religiosi. Quindi Dante sarebbe andato a scuola dai padri della Chiesa, vabbè, quei filosofi minori, cioè di solito aristotelici, con i quali Dante entrò in contatto durante la sua giovinezza. È chiaro che chi ha scritto questa voce ha messo insieme i due pezzi che vi ho riportato sopra l'articolo della Vanirovidi, ha fatto una bella minestra ed è venuto fuori che, insomma, è proprio molto specifico, no? Questo senso di filosofanti. Sono questi filosofi minori, aristotelici, pagani, ebrei e musulmani. Bene, allora, come si risolve, tra l'altro, comunque al di là delle battute, questo tipo di interpretazione arrivava ad affermare che questi filosofanti sono in sostanza quelli che si autodefinivano filosofi di professione, no? Se vogliamo, a Bologna, ergo spostava a Bologna tutta l'esperienza descritta nel passo, quindi aveva anche delle conseguenze biografiche non indifferenti. Peraltro, in questo modo si finisce per mettere insieme studi presso i religiosi, i frati, diciamo, con appunto d'altra parte la potenziale maturazione di un pensiero radicale, che peraltro è stata da altri studiosi portata all'estremo anche sulla base di quanto scritto da Sofia Vanirovidi. Ma noi dobbiamo tenere presente che Dante ci presenta un'esperienza, per quanto dica pochissimo, comunque ci presenta un'esperienza abbastanza compatta, dovremmo immaginare, no? E nel momento in cui parla della donna gentile, dicendo che si dimostra veramente veracemente anche presso i religiosi, dobbiamo pensare a quella che poi è la filosofia, così come descritta nel terzo libro, cioè una sorta di così, ipostasi della sapienza, no? Senza specificazioni troppo vincolanti. Allora, sul valore di questo termine filosofante, che peraltro fa la sua comparsa in volgare per la prima volta in questo passo dantesco, quindi è una coniazione, lo vedremo, i termini tecnici in volgare in questo settore si creano come calchi dal latino.
Quindi quello che bisogna fare è andare sul termine latino philosophantes e fare banalmente quella che si definirebbe una ricerca di semantica storica. Cioè, che cosa vuol dire questa parola nel momento in cui Dante la usa? Perché altrimenti, se la mettiamo dal punto di vista dottrinale o biografico, non riusciamo. Già ci avevano provato ricerche precedenti, a cominciare da Etienne Gilson, il quale però, beh, curiosamente non si ricordava dei filosofanti di Dante, né di quelli volgari, né di quelli latini, però con quello che con i dati a sua disposizione affermava che questo termine compare metà 200 in ambito francescano con un'accezione tendenzialmente negativa per designare quei filosofi, no, non i filosofi, ma quei teologi che i teologi filosofanti cosiddetti, quelli che usano la filosofia però in materia di teologia. Altri si sono applicati su questo termine. Ora, naturalmente, oggi abbiamo una grande fortuna, cioè possiamo usare banche dati e fare ricerche molto estese. Quello che mi è venuto fuori sono centinaia di occorrenze, non le ho neanche contate tutte a dire il vero, ma sono centinaia, e i risultati, per farvela breve, sono questi. Innanzitutto il termine filosofante è onnipresente, non compare nel 200, c'è cioè in Seneca e poi viene sempre usato. L'applicazione più massiccia si trova in coppia con degli aggettivi che sono vere et recte philosophantes, cioè si parla sempre di coloro, no, che filosofeggiano, diciamo, in maniera corretta e vera. Questa è una locuzione che si trova spessissimo. Spesso si trova filosofantes per indicare generalmente i lavoratori intellettuali. Vi do un esempio da Alberto Magno sulla dieta della dieta che dobbiamo seguire anche noi, quindi state attenti. Tra l'altro, questo è uno dei tantissimi passi che non avrei trovato, che probabilmente comunque non avrei capito senza l'aiuto proprio di Luca Bianchi. La dieta di traccia al lavoratore intellettuale quale deve essere? Beh, quelli che lavorano con le mani non devono mangiare cibi duri ma molli, quindi devono mangiare il lesso. Invece, quelli che fanno un lavoro intellettuale devono mangiare cibi arrostiti, quindi l'arrosto e non il lesso. Ai filosofantes, ecco, si addicono i cibi arrostiti. Quindi è chiaro che semplicemente qua Alberto sta indicando i lavoratori intellettuali. Alberto poi usa questo termine, lo usa ovviamente ad esempio nella parafrasi dell'Etica. Perché? Perché philosophantes c'è nelle traduzioni latine dell'Etica e traduce, anzi, anche quello un calco del greco, no, philosophintes. Alberto però ci dà anche un esempio che poi possiamo trovare anche eventualmente in Buonaventura, cioè parla in un certo senso parla di frati, dei suoi confratelli domenicani, come confilosofantes, chiamiamo amici, coetanei, colleghi, colleghi mica sempre, con peregrinos, con filosofantes, ecco, che nil habet divisum sicut nec fratres, ecco, che condividono tutto, e sono come i frati. Bonaventura, su una linea abbastanza simile, nel momento in cui deve discutere il programma degli studi all'interno dell'ordine francescano, parla dei frati che studiano come dei frati filosofanti. Quindi non c'è motivo per equiparare i filosofanti ai filosofi, né che meno ai filosofi di professione, d'accordo? Anche i frati possono essere filosofanti. È vero che a volte viene usato in senso negativo, specie dai francescani, ma non solo. Di solito poi spesso dietro a queste critiche c'è Tommaso, soprattutto naturalmente in un certo torno d'anni, però persino il confratello domenicano Guglielmo di Lissa a un certo punto se la prende con i teologi philosophantes e appunto probabilmente ha in mente proprio Tommaso. Ciò che è certo è che
Filosofantes conserva il suo valore di participio presente del verbo filosofare e tende solitamente a indicare che si applica una speculazione razionale dei fenomeni. Non a caso, soprattutto nel corso del 200, anzi, forse anche dal secolo prima, è usato molto spesso in relazione a problemi di filosofia naturale o di metafisica, ad esempio problemi relativi all'anima. Non sono praticamente mai i filosofi di professione, perché quelli si chiamano in un altro modo, si chiamano eventualmente, se proprio proprio, filosofi, cosa che nessun professore di teologia avrebbe mai detto di se stesso. Quindi la soluzione di tutto questo qual è? È che in realtà Philosophantes non è il termine marcato, è il termine generico, mentre filosofi può essere il termine marcato. Non c'è nessun motivo per cui Dante lo debba usare in un'altra maniera. Ergo, i filosofanti possono anche essere i frati. Quindi quel passo, torniamo un attimo magari alla citazione, le scuole delle religiose e le disputazioni delle filosofanti possono essere lette in modo congiuntivo e non per forza in maniera disgiuntiva. Non è obbligatorio che le dispute siano tenute nelle scuole degli religiosi, ma è possibile. E non è necessario spostare Dante da un'altra parte, spostarlo più vicino a una facoltà delle arti sulla base di questo passo. Quindi vedete che spesso si lavora molto per arrivare a dire ciò che non si può dire, almeno ad escludere delle cose, però è già qualcosa. Adesso passo al secondo esempio, che è in un certo senso, come vi dicevo, perfettamente speculare a questo. Cioè, non è più Dante che parla della sua formazione intellettuale, ma è Boccaccio che parla di quanto Dante avrebbe fatto invece in età adulta, in una sede non di tanto di apprendimento quanto di, diciamo, insegnamento. Ah, ecco, questo è un passo, c'erano anche i filosofanti di Sigelia, però vedete che sostanzialmente c'è una sinonimia tra il lavoro dei filosofanti e l'opus sapientis, quindi questo philosophans poi trascolora nel sapiens, quindi nemmeno qui questo termine ha un valore marcato. Andiamo invece a Boccaccio e scusate la deviazione. Allora, che cosa ci racconta Boccaccio? Sapete che Boccaccio scrive questa vita di Dante che si chiama Trattatello in Laude di Dante, ne dà due redazioni, è sopravvissuta una terza, ma insomma lasciamo perdere, lui di fatto ne ha date due. E a un certo punto Boccaccio ci racconta questa cosa. Fu ancora questo poeta di meravigliosa capacità di memoria fermissima e di perspicace intelletto, queste sono le prime tre qualità che attribuisce a Dante, intanto che, essendo egli a Parigi, e qui sostenendo una disputazione dei popoli che nelle scuole della teologia si faceva 14 questioni, allora, la situazione è questa, siamo a Parigi, nelle scuole di teologia, quindi nel posto più, cioè Harvard praticamente, no? Nel posto più importante d'Europa, nella facoltà più importante di tutte, lui sostiene una disputa quadribettale, cioè per chi non lo sapesse, è una disputa in cui la domanda può essere rivolta da chiunque a quolibet, su qualunque argomento del quolibet. È forse l'esercizio accademico più difficile in assoluto, tant'è che coloro che possono determinare e poi dare la soluzione, diciamo, di queste questioni sono solo i maestri. Allora, che cosa fa Dante? In questo contesto sostiene 14 questioni, non una di meno, non una di più, poste da diversi varianti uomini su materie diverse, con gli argomenti pro e contra fatti dagli opponenti, che è un termine tecnico anche questo, senza mettere in mezzo raccolte, cioè senza aspettare, le raccoglie e ordinatamente, come poste erano state, recitò.
cioè le ripercorre, quelle poi seguendo col medesimo ordine, sottilmente solvendo e rispondendo agli argomenti contrari, cioè in buona sostanza raccoglie le questioni con tutti gli argomenti pro e contro, no? Le ripercorre e poi in quel medesimo ordine le risolve rispondendo a tutti gli argomenti contrari. La qualcosa, certo, quasi miracolo, da tutti i circostanti fu reputata. Allora, la discussione, lo vedete, è straordinariamente precisa, no? Addirittura le questioni sono 14, giustamente non possono che riguardare materie diverse, questo è tipico delle disputazioni quadribettali, e naturalmente vengono non da persone qualunque, ma da valenti uomini, perché siamo in un contesto di un certo tipo. Bene, mettiamola da parte, vediamo cosa diventa questa descrizione nella seconda redazione. Fu ancora Dante di meravigliosa capacità di memoria fermissima, come più volte nelle disputazioni in Parigi e altrove dimostrò. Fu similmente di intelletto perspicacissimo e di sublime ingegno, eccetera, eccetera. Cioè tutta quella discussione incredibile, così precisa, e che avrebbe potuto nella sua precisione anche del dettaglio delle 14 questioni essere presa per buona proprio in virtù del suo livello di dettaglio, viene ridotta a questo. Sorprendentemente Boccaccio rinuncia a tutti i dettagli che aveva dato prima. Invece, ecco, in un altro passo che vedete è precedente rispetto a questo, non vi ho riportato il corrispettivo nella prima redazione per non allungare troppo le cose, però già nella prima redazione all'inizio si dice a un certo punto Dante va a Parigi. Ecco, questo punto nella seconda redazione invece conosce un'espansione notevole ed è per questo che vi ho riportato il passo. Già vicino alla sua vecchiezza, peraltro aveva grosso modo la mia età, non gli parve grave l'andarne a Parigi, dove non dopo molta dimora, su questo Boccaccio insiste sempre, cioè ci è voluto poco tempo, perché Dante impara in fretta, con tanta gloria di sé, disputando, c'è sempre la disputa, ma non si è più così precisi, più volte mostrò l'altezza del suo ingegno, che ancora narrando se ne meravigliano gli uditori, torna a questa idea dell'evento quasi, quasi miracoloso. Di tanti si fatti studi, non ingiustamente il nostro Dante meritò altissimi titoli. Questa parte è importante. Alcuni assai chiari uomini in scienza il chiamavano sempre maestro, altri l'appellavano filosofo, e di tali furono che teologo innominavano. E quasi generalmente ogni uomo diceva poeta, siccome ancora appellato da tutti. È successo quello che Guiraut chiedeva ad Alfonso X di Castiglia. Questa serie di titoli va letta con grande attenzione, perché si parte da quello squisitamente accademico di maestro per proseguire con quelli filosofo e teologo, però sempre conferiti da circostanziati e qualificati chiari uomini in scienza. Nella prima redazione era semplicemente alcuni altri, no, qui questi titoli non vengono da chiunque, ma vengono da chiari uomini in scienza. Spicca naturalmente alla fine l'appellativo di poeta, non so perché ogni tanto, l'appellativo di poeta, che invece è riconosciuto universalmente, sostanzialmente da tutti, no? Ogni uomo gli diceva poeta. Questo è un momento cruciale dell'elaborazione del ritratto dell'Alighieri come poeta universalmente ammirato e teologo invece riconosciuto dalla comunità accademica migliore che si poteva trovare, cioè i maestri di Parigi che gli hanno conferito questo titolo vedendolo a disputare. Questo particolare è confermato anche da quella che è l'ultima. Boccaccio parla più volte di Dante, ne parla anche in altre opere, anche in opere latine. L'ultimo momento in cui ne parla, proprio l'ultimo dal punto di vista cronologico, è l'accesso all'esposizione, insomma il commento che Boccaccio inizia a scrivere, ma non riesce a finire, all'Inferno.
se ne andò a Parigi e qui, vi ad udire filosofia naturale e teologia, si diede, cioè inizialmente studia, nelle quali in poco tempo si avanzò tanto, torna anche qui questa storia dell'avanzamento rapido, che fatti e una e altra volta certi atti scolastici, sì, come sermonare, leggere e disputare, meritò grandissime laude da valenti uomini. Questo è un altro punto importante, perché atti scolastici è un calco esatto di una locuzione che si trova negli statuti delle scuole del tempo, cioè gli actus scolastici sono esattamente i tre compiti di un magister, cioè il sermonare, ovvero la predicazione alla comunità accademica, la lectio, che è la lezione, e la disputa. Quindi agisce come un maestro. Evidentemente gli hanno steso un tappeto rosso a questo dato. Allora, voi capite che le notevoli oscillazioni in questi racconti non è che proprio depongano a favore dell'affidabilità, del racconto di Boccaccio, ma ciò che è veramente sorprendente è la rinuncia a notevole livello di dettaglio del quadribet iniziale, perché tutto sommato erano proprio appunto quei dettagli, come dicevo prima, che potevano certificare la verità di quello che era stato detto, che appunto veniva presentato quasi come un miracolo. Torno un momento proprio a quella in basso, la qualcosa quasi miracolo da tutte le circostanze fuori mutata. Ecco, ed è certo che è stata reputata come un miracolo, perché a ben vedere, ma questo non lo possiamo sapere se non andiamo a cercare di capire che cosa effettivamente succedeva nelle scuole dell'epoca, in particolare nelle scuole di teologia di Parigi, non appunto, se non ci rendiamo conto di questo, del contesto, non possiamo ricostruire il referente storico, come dicevo all'inizio. Quello che ci descrive Boccaccio qua è assolutamente, quantomeno, implausibile, ed è talmente implausibile da diventare, come dire, da essere serenamente presi come una costruzione, a maggior ragione per il fatto che poi lui rinuncia a tutte queste verità. Innanzitutto, Boccaccio, Dante, questo Dante parigino, fa qualcosa che un maestro dell'epoca non avrebbe mai fatto. Innanzitutto risolve le questioni subito, mentre noi sappiamo, lo diceva anche Tabarrone 2 settimane fa, che di solito tra una seduta e poi la soluzio passava del tempo, anzi la determinanza. Ma non solo, il fatto che Boccaccio sa bene come funzionano questo tipo di cose, perché sa benissimo che di solito un maestro universitario che cosa fa? Raccoglie, non recita e non risolve le questioni nell'ordine in cui gli sono state poste, ma le raggruppa quantomeno da un punto di vista tematico, tentando poi nella determinazio di costruire un discorso il più coerente, il più memorizzabile, no? E il più comprensibile possibile. Invece, ecco, questa insistenza sul fatto che Dante segue l'ordine in cui gli sono state poste ha proprio del virtuosistico, vuole sottolineare anche la straordinaria capacità mnemotecnica e prontezza, tale da appunto non solo dare sfoggio, ma addirittura sconvolgere qualsiasi consuetudine accademica. Anche se questo miracolo non è da intendersi in senso tecnico, è piuttosto chiaro che questo Dante che disputa in un luogo quasi sacro ricorda molto da vicino un episodio evangelico. Allora vediamo se c'è qualcuno ancora sveglio di là. E chi è che disputa nei Vangeli? Qualcuno se lo ricorda? È una domanda rivolta a voi. È una domanda, esatto. Così io bevo intanto, questa è una cosa che faccio sempre per bere.
Questa è la classica risposta che nessuno vuol dare perché è troppo banale, quindi si pensa che sia sbagliata. Vabbè, è Gesù naturalmente, è Gesù che disputa con i dottori nel Tempio. Guarda caso, tutte le volte in cui Boccaccio, per un motivo o per l'altro, si ritrova a parlare della vita di Gesù, non si dimentica mai di questo episodio. Potrei citare più opere, ma farò sì. Allora, a me pare abbastanza chiaro che non possiamo trattare questi racconti di Boccaccio come come fonti storiche per la ricostruzione della vita di Dante. Perché? Perché se è ancora sub iudice se Dante sia stato a Parigi o no, di sicuro a Parigi non può aver fatto quello che Boccaccio gli fa fare. Cioè, la cosa che gli fa fare è talmente straordinaria, rispetto alle consuetudini dell'epoca, rispetto anche allo status e agli anni di studio che si dovevano avere per arrivare a compiere gli actus scolastici e disputare de quoribet, che è estremamente improbabile che qualcuno gliel'abbia davvero concesso, no? Ma ancora di più, se un evento del genere fosse successo, magari ne avremmo notizia anche da qualcun altro o da qualche altra parte. Invece non c'è nulla di tutto ciò. Tenete presente che tutte le discussioni sull'eventuale viaggio a Parigi di Dante si basano solo ed esclusivamente, come tante altre cose negli studi antichi, su quanto ci dice Boccaccio. Tutto su questo. Allora, io non posso dire se è stato effettivamente a Parigi o no, ma posso ragionevolmente pensare che non abbia fatto quello che Boccaccio gli fa fare. Tant'è che Boccaccio stesso questa storia della disputa la riduce di volta in volta sempre di più, però non rinuncia mai a essa. Perché non ci rinuncia mai? Perché la disputa è esattamente quella dimensione della vita accademica dell'epoca in cui si realizzava appena la dimensione pubblica, dell'insegnare, del fare ricerca, se vogliamo, e del produrre sapere, con una dimensione collettiva e condivisa. Era esattamente quel palcoscenico in cui si poteva consacrare Dante maestro in teologia, che è una cosa che serve a Boccaccio, perché Boccaccio, in tutti i suoi scritti danteschi e non solo, elabora, è quello che prima e meglio di tutti, elabora la famosa teoria del poeta teologo. Ed ecco che deve costruire una biografia di Dante che ne faccia un poeta, come dicevamo prima, universalmente riconosciuto e un teologo competente, ma competente mica per le donnette veronesi, no? Che poverette, si chiamano sempre in causa come la casalinga di Voghera, ma riconosciuto dai maestri più importanti possibile. Da questo punto di vista, se ho ragione a dire questo, Parigi era una tappa pressoché obbligata, per forza anche Dante doveva andare a Parigi, quantomeno perché in Italia non c'era una facoltà di teologia. Quindi cioè, il passaggio a Parigi era pressoché obbligato. Se mi date ancora 4 minuti, finisco con un'ultima cosa, così torniamo a vedere immaginette carine. Ora, le biografie di Dante, ma in generale le biografie antiche, si collocano per l'appunto su quel crinale di cui parlavo prima, si collocano tra la fonte, perché naturalmente ci dicono tante cose sulla vita di Dante, e invece la ricezione pura, cioè l'elaborazione, la ricezione e l'elaborazione, dell'opera di Dante e della figura di Dante. Se noi andiamo su qualche cosa che abbia uno statuto testuale più chiaro, cioè che non sia ambiguo, non sia utilizzabile come fonte storica, possiamo forse capire qual è la differenza, e soprattutto tra le due cose, e soprattutto
come di volta in volta approcciarsi a quanto ci racconta Boccaccio e poi ci raccontano anche altri. Io non sto dicendo che tout court le biografie non possono essere fonti storiche, dipende. Probabilmente dipende da ogni volta, di volta in volta, da che cosa racconta. Andiamo quindi su un episodio di ricezione pura, per così dire. Allora, questo è uno scritto al quale, come si ricordava prima, io ho dedicato la mia tesi di dottorato. Si tratta del più antico manoscritto superstite della Commedia interamente miniato. Siamo verso il 1340, è stato realizzato tra Padova e Bologna, verosimilmente Bologna. Questo è connesso ovviamente, vero, questo computer, perché già che ci siamo andiamo, però loro non lo vedono più, vero? Forse poi puoi condividere poi la finestra che si apre. Va bene, se no ho fatto dei ritaglini, però insomma, volendo sappiate che il manoscritto, perché è magnifico, è interamente online. Ovviamente l'hanno messo dopo che serviva a me, insomma, no? Perché questo è chiaro. Allora, questa è la pagina d'apertura al Purgatorio. Vedete che c'è un commento, e questo commento è allora, anzi, il paradiso in questo manoscritto è testimone unico per il commento di questo anonimo teologo. La ridico meglio. Questo manoscritto è testimone unico per il commento al paradiso di questo cosiddetto anonimo teologo. Un frate domenicano, ce lo dice lui, che è un frate domenicano, il che è già una notizia, perché questo smentisce il luogo comune secondo cui i domenicani avrebbero da subito e solamente fatto la guerra a Dante, no? No, negli anni 30 evidentemente c'è un frate che commenta la commedia, non termina, ma ci prova. Ed è anche strano che questo commento poi finisca in mano così, insomma, parziale, e anche in mano commento, in verità, finisca in un manoscritto tanto sontuoso. Allora, proviamo a vedere, io ho fatto il ritaglio delle prime parole di questo commento, vediamo se qualcuno le legge. Yuhu. Nessuno vuole provare a leggere? La seconda parola, tutto sommato, è facile. Niente, vabbè. Paradiso? Paradiso, Paradiso? lì sotto nella seconda riga c'è scritto paradiso, certo, il suo paradiso primo, cioè allora nel suo primo canto è paradiso, ma le prime due parole? Vabbè, la seconda c'è scritto Dante, che sta per Dante, eh? Magister. Benissimo, grazie. Magister Dante, il suo paradiso primo, eccetera, eccetera. Dunque, c'è chi mi dice, ma in fin dei conti, già qualcun altro lo aveva chiamato Magister, no? C'era l'epitafio, eccetera. A me che un frate domenicano inizi un commento al paradiso parlando di Dante e dandogli il titolo di magister, continua a fare una certa impressione, eh? Perché un frate domenicano, per arrivare a questo titolo, doveva sgobbare anni e anni, e forse forse glielo davano questo titolo. Invece qua viene conferito a Dante come prima parola, chiaramente per dare autorevolezza a quanto Dante dice. Poi si dicono altre cose, si dice, vabbè, ma quando dice che è stato nel ciel che più della sua luce prende, parla attraverso circumlocuzione, insomma, quindi si pongono una certa serie di problemi. Però di sicuro a me fa una certa impressione, ecco, questo titolo. Ma andiamo avanti, c'è un altro particolare che abbastanza dice molto di come non solo questo commento, ma il manoscritto compia un'operazione culturale di questo tipo. Andiamo
nelle miniature del cielo degli spiriti sapienti. Questi sono tre canti, decimo, tredicesimo, quindi c'è anche Salomone, quattordicesimo. Allora, se ci guardate bene, sono tutti domenicani. Sono tutti vestiti da frati domenicani. Anche qua mi è stato detto, si sarà sbagliati, perché c'era Tommaso che parlava, poi c'era Alberto, allora poi li hanno disegnati tutti così. No. Primo perché l'attenzione alle vesti, alla novità è maniacale in questo manoscritto ed altamente significativa, peraltro è un manoscritto che sbaglia pochissimo dal punto di vista iconografico. Seconda cosa, c'è l'eccezione che conferma la regola, cioè nel Paradiso 11 e 12 ce n'è uno che è vestito da Francescano, che è San Bonaventura. Allora, se mettiamo insieme queste due cose, capiamo come non solo il commento che è testimoniato da questo manoscritto, ma il manoscritto nella sua interezza compia un'operazione culturale di un certo tipo, ve lo ricordo, siamo verso 1340, presentando un Dante che io un po' provocatoriamente ho chiamato Dante Domenicano. Ma questo è un esempio di ricezione pura rispetto al problema dello status intellettuale di Dante come appunto maestro, potenziale maestro. E quindi mi serviva per concludere il discorso e per provare anche a portare il Dante di Boccaccio che disputa a Parigi verso un'operazione culturale di questo tipo più che verso la testimonianza di dati storici più o meno confermati. Non si tratta di dare a Boccaccio del mentitore, nulla di tutto ciò, si tratta di riconoscerne innanzitutto gli interessi e la capacità anche di promuovere una certa visione della poesia, e si tratta anche di appunto dare a Boccaccio ciò che è di Boccaccio, cioè guardare al Trattatello non tanto in relazione a Dante quanto in relazione a chi l'ha scritto. Io mi taccio adesso e vi ringrazio moltissimo. Possiamo fare questo gesto che normalmente si fa, spero che mi sentiate. Sentite correttamente? Sì. Benissimo. Allora, io ringrazio molto Anna Pegorenti per questo intervento, estremamente chiaro. La ringrazio per i testi bellissimi che ci ha commentato, per le immagini stupende di questo paradiso quasi solo domenicano, ma insomma c'è anche eccezionalmente un francescano nel paradiso di questo manoscritto. Ovviamente ci saranno vari interrogativi, varie questioni. I temi principali evidentemente sono due: da una parte quello della, diciamo, autopresentazione di Dante in quel celeberrimo passo del convivio e del suo, diciamo, rapporto con la filosofia, e dall'altra questa ricostruzione, diciamo, biografica che Boccaccio, secondo l'interpretazione di Anna, in modo tutt'altro che disinteressato fa per costruire l'immagine del Dante poeta teologo. Io avrei una serie di osservazioni, ma innanzitutto, come sempre, preferirei che foste voi a fare domande, a chiedere chiarimenti o a fare osservazioni. Quindi chi vuole prendere la parola, come sempre, può farlo segnalando la sua volontà di parlare, alzando la mano in chat. C'è qualcuno che vuole fare qualche osservazione o commento? Nel frattempo faccio notare che qua dietro il direttore ha sadicamente messo la scritta help. Sì, ma questa non viene cambiata in funzione degli oratori, c'è sempre, quindi è un messaggio che in realtà non è un messaggio, è una bellissima immagine della statale durante un salone del mobile recente. Allora, non so se nel frattempo qualcuno ha maturato qualche riflessione o vuole fare qualche domanda. Altrimenti potrei cominciare io a fare una prima osservazione che in realtà va a integrare e a offrire ulteriori argomenti a quello che Anna diceva relativamente al
trattatello di Boccaccio e in generale alla ricostruzione che in vari testi Boccaccio fa di questa Dante, filosofo e teologo a Parigi. Innanzitutto volevo chiederti, perché ho una memoria, ma non so se ricordo bene, di un passo in cui si parla addirittura di Oxford, cioè non c'è solo Parigi, ma ci sarebbe anche Oxford. Comunque sia, la cosa secondo me che rafforza molto la tua idea di una totale inverosimiglianza di quanto Boccaccio ci dice è che qui è veramente la costruzione di un Dante teologo, non di un Dante filosofo, assolutamente, perché all'epoca a Parigi si facevano anche alla facoltà delle arti delle dispute con i Libertali, abbiamo pochissime testimonianze, ma qualcosa c'è, ma il problema è che il racconto che viene fatto da Boccaccio in quel passo in cui si parla di atti scolastici è assolutamente diciamo, relativo a atti scolastici di un teologo, perché sermonare, leggere e disputare sono le lectio, predicatio, disputatio, che sono le tre attività di un teologo. Quindi questo sarebbe un Dante che si mette sulla cattedra del maestro di teologia, perché solo il maestro può disputare De Quolibet, lo devono fare tutti, alcuni si sottraggono, perché reggere una disputa quolibetale è cosa molto impegnativa, solo i grandi maestri dedicano parte del loro insegnamento a questo tipo di attività e addirittura la privilegiano come forma di trasmissione delle loro idee filosofiche e teologiche. Lo fa Tommaso nel secondo soggiorno parigino, alcune dispute con i libertari molto importanti in cui deve, come dire, mettere a punto la sua posizione e rispondere a alcune critiche, lo fanno i due più grandi teologi dell'età di Dante sostanzialmente o immediatamente precedenti, cioè Enrico Ligat e Goffredo Fontaine. Quindi è un'attività molto impegnativa. Ora, le eccezioni possono sempre esserci alle regole, ma diversamente da quanto accadeva in Italia, dove non certo i teologi, anche perché le facoltà di teologia non c'erano, ma i maestri delle arti erano, potevano essere, anzi la stragrande maggioranza di loro era di status giuridicamente laico, cioè erano laici, erano sposati, eccetera. Un maestro di teologia a Parigi era per definizione un appartenente al clero, non poteva in alcun modo, secondo gli statuti, essere sposato, aveva un'età discretamente avanzata e questa è forse l'unica caratteristica che all'epoca Dante aveva, ma insomma l'idea che uno che non ha titoli, non ha un percorso di formazione universitaria adeguato, che tiene moglie e figli, va lì e si mette in cattedra e fa quello che solo un teologo alla fine del suo percorso di formazione è lunghissimo, cioè prima il magistero alle arti o qualcosa di equivalente, poi tutto il percorso come baccelliere, i vari gradi di baccelliere e poi diventa magister, solo questo può fare, ecco, è quantomeno inverosimile, anzi è veramente molto inverosimile. Ma in effetti Boccaccio si inventa anche un soggiorno a Oxford? No, allora il punto è questo, già Villani nel suo brevissimo medaglione biografico su Dante aveva parlato di un Dante che era andato in giro un po' dappertutto per studiare, no? Era lungo e aveva fatto un accenno anche se non sbaglio alla Britannia, ma è nel Carme Italia e Amcertus Honos che Boccaccio scrive, lo indirizza a Petrarca ma parla di Dante, e che dice beh, lui è stato a Bologna, è stato a Parigi e poi è andato anche, nomina questo Seros Britannus, no, che è stato interpretato come beh, è passato anche di là in Gran Bretagna, ergo Oxford, ma questa è una interpretazione. Ma in effetti ce ne sono, come vi dicevo prima, non ci sono solo i passi del trattatello e delle esposizioni. Io oggi ho selezionato quelle perché sono le più importanti e per farla breve, però appunto ci sono anche delle elaborazioni di tipo poetico come questo Carme, che è molto importante perché poi Boccaccio nei suoi autografi lo posiziona in una maniera tale per cui proprio
la celebrazione di Dante come autore delle opere che poi erano copiate lì, ma c'è anche un accenno, ad esempio, nelle genealogie in cui si parla poi degli studi di Dante, però sono tutti resoconti che non sono, cioè sono tutti diversi alla fine. Anzi, ecco, grazie di aver menzionato questa cosa di Oxford, perché proprio ecco questa oscillazione nei luoghi di studio, ecco, l'unico paradossalmente che rimane stabile è Parigi, ancora di più di Bologna, perché naturalmente parla di Bologna Boccaccio, ma non la include sempre. Parigi sì, però poi ogni tanto appunto c'è, entra anche Oxford, vabbè, ma insomma, cioè, dal punto di vista proprio della attendibilità di tutto ciò, ecco, l'oscillazione non si pone, ecco, a favore. Sì. Beh, ma Parigi non può non esserci, perché, come dire, all'epoca è dove bisogna andare, è la facoltà di teologia che dà licenze ovunque ai docenti, è la più importante, diciamo, sede per chi studia teologia, quindi se uno vuole costruire l'immagine di un teologo, costruisce l'immagine di qualcuno che è stato a Parigi, come, così come oggi per uno che si deve dire certe cose è andato all'MIT, cioè deve essere andato all'MIT, non è che può essere andato da altre parti degli Stati Uniti. Il problema è di questo riferimento anche, ecco, non specificamente a Oxford, ma all'Inghilterra, che rende le cose ancora più strane. Quello che volevo chiederti, perché tu hai fatto un cenno, ma che tipo di conoscenza ha? Perché è evidentemente, diciamo, dettagliata Boccaccio del percorso di formazione di un teologo, considerato che sta in un'epoca, diciamo, scrive in un'epoca in cui in Italia non ci sono ancora facoltà di teologia. Quindi gli atti scolastici dei teologi vengono praticati negli studi, questo sì, ma l'insegnamento universitario lui di teologia lo conosce, diciamo, indirettamente, ecco, perché a Bologna non c'è ancora una facoltà di teologia a questa data. Non lo so, adesso dovremmo discutere della biografia di Boccaccio, che aprirebbe problemi, però non dobbiamo neanche pensare, cioè, io ho l'impressione che negli ultimi anni abbiamo cominciato a forza di chiederci ma come è venuto a sapere di questo, di quello, di quell'altro, no, sì. Cioè era probabilmente patrimonio comune, nel senso, così come noi sappiamo come funziona il sistema scolastico, diciamo, però, americano, anche se non abbiamo studiato, esatto, e insegnato negli Stati Uniti, questo, cioè. Esatto, dall'altro non so, anche la Boccaccio aveva una dimestichezza con una serie di intellettuali del suo tempo, in parte attraverso Petrarca, in parte autonomamente, che non è assolutamente, magari erano anche uomini di curia, non è da sottovalutare, insomma. Cioè, Petrarca è uno che frequenta la curia di Avignone per metà della sua esistenza, che scrive al Papa, quindi insomma, o tramite Petrarca o anche autonomamente, non mi sembra difficile, insomma, di sicuro, certo, dimostra una notevole conoscenza tecnica, insomma, no? Una precisione. Certo. Poi molti maestri di teologia che lavorano negli studi degli ordini mendicanti in Italia lo fanno dopo aver acquisito il titolo e aver insegnato a Parigi, quindi sì, diciamo, è ovvio che... Boccaccio, adesso dovremmo fare un po' di conti sulla seconda redazione, però scrive negli anni in cui si apre la facoltà teologica a Firenze e poi a Bologna. Perché quando è questa seconda redazione? La seconda redazione non è esattamente datata, ma dovrebbe averla finita nei primi anni 60. E beh, allora sono anche, perché se ricordo bene, Bologna è 1366. Quindi sì, in effetti comunque sono gli anni in cui... Quindi non è improbabile anche che avesse, anzi, un interesse crescente verso questo tipo di tecnicismi proprio in virtù dell'apertura delle facoltà teologiche in Italia. Grazie. Intanto ci sono domande? Ecco, vedo, sì, prego. C'è Domenico Prellino. Sì, senti. Ah. Ecco, non funzionava il microfono. Siccome io ho avuto un attimo un crollo di audio nel momento in cui lei, professoressa, sottolineava la parola philosophantes, non ho capito bene. Allora, siccome ho perso un pezzo del suo audio, giusto
quel pezzo. Magari ecco, volevo prima un breve riassunto da lei, perché poi mi sono venuti dei dubbi proprio quando poi ho ripreso, ho riagganciato. Mi sembrava di capire che a un certo punto io sono riuscito a riagganciarmi quando lei, ho perso una manciata di secondi, quando lei diceva che in qualche modo si può discutere sul fatto che il termine possa essere usato in senso dispregiativo, no, anche all'epoca. E volevo capire una cosa, letteralmente, no, chiaramente in latino noi possiamo utilizzare il gerundio presente semplicemente per dire che philosophantes è qualcuno che sta praticando nel presente, in qualsiasi attività che svolga, della filosofia. Allora, a me sembra che il succo della questione possa essere questo, che si voglia forse sottolineare una differenza, appunto, come le diceva, fra filosofi e filosofanti. E allora mi chiedevo, alla luce dei suoi studi, se lei ritiene più che altro Dante un filosofo o un filosofante, non in senso dispregiativo, se non un semplice scrittore prestato alla filosofia o semplicemente pienamente immerso nella filosofia del suo tempo che rende letteratura, o se lei invece lo considera o lo considererebbe come filosofo, come qualcuno che avrebbe potuto avere un titolo accademico del genere e che è stato capace di produrre, diciamo, dei risultati di filosofia, non di letteratura, invece del tutto originali. Perché al liceo io, capisce, ho solo quello che mi ricordo dal liceo, e quindi chiaramente scuola, e dal mio liceo sono passati 20 anni, non so se si vede anche. Cosa le dicevano al suo liceo? Cosa le dicevano al suo liceo? Italiano, sostanzialmente era più una di quelle persone che sosteneva che quella di Dante è una produzione letteraria pura, seppur intrisa di filosofia, dove però non c'è necessariamente un contributo originale filosofico, ma è che qualcosa che si può ritrovare in autori e filosofie, diciamo, del tempo, ad uno studio di analisi comparativa, se lei vuole, approfondito. Io volevo sapere se lei sposa questa tesi un po' scolastica, un po' liceale, se vuole, in senso dispregiativo, o se pensa invece che oltre a essere un filosofante, sta uno che pratica un sentire del suo tempo, Dante è anche filosofo in senso di contributi originali che non possiamo ritrovare ad un'analisi comparativa in altri autori del tempo, precedenti o immediatamente successivi. Ma questa domanda non dovrei rispondere io, dovrebbe rispondere il professor Bianchi. Allora, il suo professore probabilmente aveva grosso modo ragione. L'unico dubbio che ho io è se Dante si ponesse il problema negli stessi termini in cui ce lo poniamo noi e in cui lo ha posto lei. Perché che i poeti ad un certo livello potessero elaborare dottrina e soprattutto di tipo morale, pensiamo a quel primo testo del Trovatore provenzale, questa era una percezione comune, quindi quando si parla di letteratura allo stato puro, anche se intrisa di filosofia, ecco, io non so se è una definizione, più o meno capisco cosa lei vuole dire, però non so se l'avrebbe capito Dante, ecco, mettiamola così. Lui si definiva minimo fra i filosofanti, questo almeno se la questio è sua, si definiva domestico, familiare della filosofia. Il grosso problema, appunto, è che cosa fosse la filosofia per lui. Non credo si sarebbe definito un filosofo di professione, ecco, questo no, certamente no. Non so se l'ho risposto, però. Stefano? Anna, grazie mille della tua bellissima relazione. Io in realtà volevo avere un tuo parere su due questioni. Una, l'hai toccata all'inizio, è il rapporto di Dante con l'ambiente francescano negli anni della sua formazione fiorentina, perché diciamo, c'è chi la pensa diversamente, hai ricordato Pasquale Porro, Lorenzo Dell'Osio. Anche tu hai scritto proprio su questo tema, volevo chiedere, diciamo, un tuo parere proprio su questi anni e in relazione a questa questione.
La seconda non era sul termine filosofanti, ma è sul termine sul filosofando della monarchia, sul quale anche hai scritto. E volevo chiederti questo, cioè io l'ho sempre trovato, diciamo, anche qui è semanticamente abbastanza largo, perché si parla sia del primo motore che di Dio, quindi sia il filosofante che il sillogizzare sarebbe una sorta di equivalente, diciamo, del filosofanti. Io ho scritto questo, vero? Mi confermi che ho scritto questo? Mi ricordo che, non ricordo il passaggio preciso, lo mettevi in relazione a Sigeri, a sillogizzare. Quindi volevo anche chiederti conferma, insomma, di questa lettura. Il problema è che io non mi ricordo quello che scrivo, quindi dovrei andare Sì, però sì, sostanzialmente sì, non avrei dato un'accezione puntuale a quel passo, anche perché in un certo senso mi veniva scomodo farlo, però secondo me non ha senso interpretarlo in maniera stretta, e questa era la domanda semplice. La domanda difficile è Santa Croce e i francescani. La risposta non lo so, sono assolutamente agnostica al momento a riguardo, pur avendo in corso un progetto di ricerca anche grosso su questo, ma non parto per forza con una tesi da dimostrare. Il punto anche lì è cercare di capire che cosa fosse effettivamente Santa Croce in quegli anni, peraltro non solo negli anni di Dante, perché poi Santa Croce diventa importante anche poi negli anni di, appunto, di Boccaccio, di Coluccio Salutati, insomma non c'è sempre solo Dante, e vedere che tipo di ponti è possibile costruire con Dante. Di sicuro qualcosa ce lo dicono i poeti della cerchia che frequentava Dante, che nominano i francescani come i biblisti per eccellenza, mentre i domenicani ovviamente sono i predicatori per eccellenza, i francescani vengono nominati per la loro competenza biblica. Questo a me interessa perché insieme insomma ai miei colleghi, anzi alle mie colleghe, sto proprio cercando di esplorare quella che era il patrimonio esegetico biblico di Santa Croce. Questo perché tutto sommato la competenza biblica è qualcosa che traspare già nella poesia giovanile di Dante e anche del suo primo amico Cavalcanti. E non solo, quindi questo può essere interessante. Poi può essere interessante, quindi dal punto di vista filosofico, dottrinario, francamente al momento non ti so dire granché. Naturalmente ho seguito e ho letto la tesi di Lorenzo Dell'Oso, che mi convince, ma non in tutti i suoi punti, per cui ad esempio ecco anche l'idea che nel momento in cui Dante presenta Beatrice in una certa maniera, in realtà stia rispondendo ai francescani che dicono che appunto una donna non può essere immagine di Dio. Non lo so, ci devo pensare un po' di più, ecco. Di sicuro però quello è il lavoro che va fatto, cioè con santa pazienza bisogna mettersi lì, in quel caso a trascrivere questioni disputate effettivamente in quegli anni lì, studiare singoli manoscritti e così via. Per quel che mi riguarda, appunto, sto più sul versante biblico e poi di studio di che cos'era il francescanesimo a Santa Croce, quale fosse la percezione del carisma francescano, ad esempio, quale fosse la loro opinione riguardo alla faccenda dibattutissima delle stimmate. Anche perché sotto Santa Croce ricadeva la Verna, perché era quella provincia, quella storia. Quindi ecco, al momento io però non ti so dare risposte definitive rispetto a questo, e non so se verranno fuori, a dirti il vero, ci si prova. Se posso, quest'ultimo tema che ha toccato Anna è estremamente interessante. Per la questione generale, io credo che sia comunque sempre opportuno distinguere, diciamo, quello che si può dire, e come avrete capito è pochissimo, ma quello che si può ipotizzare sull'affermazione intellettuale di Dante,
dalle sue scelte teoriche. Cioè, io sono convinto che quando uscirà il libro di Pasquale Porro, che annunciando da tempo, ma spero che non ci voglia ancora molto, questa dimensione antifrancescana di alcuni testi danteschi, in particolare nella commedia, penso che verrà fuori, perché è evidente che su alcune scelte teoriche Dante è distante dai francescani. Magari non su tutte, ma su alcune scelte molto qualificanti è sicuramente distante dai francescani. Il suo rapporto con i domenicani, diciamo, è complesso, in parte va indagato, ma sicuramente c'è un rapporto. La scelta di affidare quel ruolo nel Paradiso a Tommaso all'epoca è tutt'altro che scontata, come già abbiamo detto quando abbiamo parlato con Pasquale Porro della collocazione di Sigeri in Paradiso. Il manoscritto di cui Anna ci ha parlato mostra una ricezione domenicana di Dante molto interessante. D'altra parte, la stessa proibizione che i Domenichi Francani di Firenze fanno, diciamo, relativa alla lettura da parte dei frati della commedia, dimostra che un interesse c'è, perché difficilmente avrebbero proibito se non ci fosse stata una passione per questo testo. Quindi, diciamo, il rapporto con i domenicani esiste. Però altra cosa è dire, parliamo della formazione, perché diciamo, se Dante effettivamente in una certa fase ha frequentato diciamo, le scuole dei religiosi di Firenze, diciamo, è possibile che abbia tratto, come dire, ispirazione in vari ambienti. Quello che diceva Anna su, diciamo, la dimensione di esegesi biblica nelle scuole francescane è fondamentale, ma è perfettamente compatibile con il fatto che su altre questioni abbia invece, diciamo, tratto spunti, sia stato, abbia seguito, diciamo, delle discussioni in ambiente domenicano. Quindi le cose non sono necessariamente incompatibili. Quello che può far riflettere è, diciamo, il tipo di conoscenza e il tipo di frequentazioni che Dante in una certa fase può aver avuto delle scuole francescane, considerato che se c'è una cosa abbastanza chiara è che in quelle scuole già abbastanza presto c'era un atteggiamento violentemente antitomista, cioè alcuni testi duramente antitomisti già sono presenti a Firenze presto. E quindi su questo è evidente che Dante ha preso le distanze, perché già lì giravano i testi di figure, Guglielmo di Baglione, Pietro del Trabis, o del Trabibus, come si voglia dire, che diciamo, attaccano molto pesantemente Tommaso. Quindi diciamo, questa dimensione c'è, ha lasciato tracce nel pensiero di Dante, chi può saperlo? Perché poi, se posso riallacciarmi anche alla domanda precedente, in parte solo da, diciamo, indirettamente, il ritratto di Boccaccio come una specie di uomo straordinario, miracoloso, memoria prodigiosa, che direttamente recita tutti gli argomenti, è ovviamente, come dire, da prendere con le pinze. Però non dobbiamo dimenticarci che abbiamo a che fare con un soggetto assolutamente straordinario, che ha una capacità di assorbire spunti diversi incredibile. Per cui, se dovessi dire la mia, rispetto al docente un po' vetero crociano che chi prima ha fatto la domanda ha incontrato nella sua formazione liceale, direi che la questione di quanto Dante sia filosofo, filosofante, originale, ha anche una sua dimensione del tutto anacronistica, ma quello che è assolutamente certo alla luce degli studi, diciamo, che si fanno da tanto tempo e che gli studi degli ultimi 30 anni hanno confermato, è che Dante, come dire, fa quello che un grande specialista, Gianfranco Fioravanti, ha chiamato bricolage testuale. Prende elementi da tantissime parti e, come dire, gli elementi di cui si compone il suo pensiero sono quasi tutti effettivamente rintracciabili in testi contemporanei. Uno può dire, come dire, non c'è nulla di originale, ma in realtà non è così, perché, come dire, a partire da mattoni già precostituiti si possono fare edifici diversi, e il modo in cui Dante riutilizza quei mattoni è quasi sempre originale, è quasi sempre originale, e questa è una cosa abbastanza straordinaria, anche quando si occupa di questioni strettamente filosofiche e teologiche. Mette insieme elementi che sono assolutamente correnti,
anche le teorie più originali, quella del convivio, dell'autolimitazione, del desiderio di sapere, cose di questo genere, sono presenti nella cultura del tempo, però le mette insieme in un modo che è di Dante, che non è mai scontato e non è mai comune. Se posso, mi collegare una cosa che ho ringraziato il professore per questo approfondimento su quella, diciamo, mia domanda di prima, quindi era un ringraziamento, grazie. Colgo l'occasione per dire un'altra cosa. Ecco, se sta, io poi, vabbè, un po' mi sono occupata anche di Santa Maria Novella, però c'è una cosa da dire per chi segue, ecco, l'andamento delle ricerche in corso attualmente. La concentrazione di su Santa Croce non dipende da considerazioni di tipo, così, da ipotesi su orientamenti o appunto sulla formazione intellettuale di Dante, parte banalmente dallo stato dei documenti che abbiamo. Cioè, per Santa Croce abbiamo più manoscritti riconducibili con precisione al nucleo antico della biblioteca, punto. È una motivazione meramente strumentale. In compenso, per Santa Maria Novella sappiamo delle cose perché a Santa Maria Novella c'erano personaggi più, diciamo, più famosi, di cui sappiamo più cose, a cominciare da Remigio dei Girolami, ma anche altri, e di cui abbiamo spesso dei testi di cui si possono fare delle edizioni critiche, no? Da Parte Remigio, Bartolomeo da San Concordio, Ricordo da Montecroce, Tommaso da Lucca, insomma. Sono veramente personaggi importanti, passati clinico a Strevet. Il panorama di Santa Croce, tutto sommato, nonostante il passaggio dell'Olivi, su cui secondo me si è ricamato anche troppo, quantomeno rispetto a questioni, diciamo, di tipo politico, no? Per cui il passaggio dell'Olivi avrebbe improvvisamente trasformato Santa Croce in un covo di spirituali, no. Ecco, questa è proprio la risposta, è no. Però una cosa che sta venendo fuori, direi, per entrambi gli ambienti e anche per Santa Croce, è esattamente questa precocità dell'arrivo di alcune cose elaborate a Parigi piuttosto, diciamo, di avanguardia. Quindi non solo le questioni a cui i manoscritti a cui si riferiva Luca, gli attacchi antitunisti, eccetera, ma anche ad esempio gli studi per quanto riguarda la parte di esegesi biblica, i correttoria biblici, che erano un po' l'ultimo grido, no? Di quella che era lo studio del testo della Bibbia. E questo non è banale. Oppure a Santa Maria Novella, sempre su problemi che riguardano la lingua, la traduzione, la correttezza dei testi, c'era proprio quella, quando Dante fa riferimento alla doppia traduzione dei Meteorologica, no? Che si trova nelle questioni sui Meteorologica di Rodolfo Brito, guarda caso uno dei pochi manoscritti era proprio Santa Maria Novella, ed è uno dei pochi di cui siamo sicuri. Quindi vuol dire che in realtà questa Firenze, che a volte viene descritta come un posto un po' periferico, insomma, perché non c'è l'università, eccetera, in realtà, grazie alla grande mobilità dei frati, che è pari a quella dei mercanti, i mercanti fiorentini, Boccaccio li fa andare dappertutto, ma perché andavano dappertutto e facevano avanti e indietro, ad esempio dall'Inghilterra o da Parigi, come se fosse niente, arrivavano anche i libri, arrivavano anche i testi. Questa è una cosa che possiamo cominciare a dare per certa rispetto agli studi sui conventi fiorentini. Grazie. Ci sono altre domande, osservazioni? Mi sembra di no. A questo punto, se non ci sono ulteriori richieste di intervento, io ringrazio molto Anna Pegoretti per questa sua bellissima lezione, ringrazio tutti voi e vi auguro buona serata, con una piccola precisazione, perché uno dei primi testi che Anna ci ha mostrato è questo testo magnifico di Alberto Magno, in cui si parla della dieta dei filosofanti. Allora, vale la pena di dire che, come ha chiarito in uno spettacolare articolo Carlo Stel, questo passo di Alberto nasce dal fatto che la traduzione
dei meteorologi di Aristotele che Alberto Sottomano fraintende completamente il testo ed ha un testo che è totalmente privo di senso. Allora Alberto, per citare un grande, cerca di dare un senso a una cosa che un senso non ce l'ha e si inventa questo tema che non esiste in Aristotele della distinzione di cibo fra coloro che si dedicano ai lavori manuali e coloro che si dedicano ai lavori intellettuali, e tira fuori questa cosa che chi si dedica alla filosofia e in generale all'attività intellettuale deve mangiare carne arrostita. È magnifico, ma diciamo non è la dieta obbligatoria per chi fa filosofia, perché al di là di ogni altra considerazione nasce anche da un totale fraintendimento del passo di Aristotele. Allora, grazie a tutti e buona serata, quale che sia la dieta che seguirete. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci.